Salve, io il 12 sono partita con tutte le buone intenzioni del mondo per reagire all'incontro con Mr. Grey, il nome del vero amore. Per chi non lo sa, comunque, sono andata al cinema proprio orgogliosa, tipo, oh mio Dio, sono eccitata, allegra, emozionatissima, insomma, la versione cinematografica dal libro più discusso del secolo e più trasgressivo della storia, 50 sfumature di grigio. Oh mio Dio, sto vedendo 50 sfumature di grigio. Certe cose rimangono nel mio cuore. E di cosa potrei parlarvi io se non del zero di Christian? Bello. Che carezzo. Non me ne intendo, ma sono arrivata al cinema una cosa come 5 minuti prima dell'apertura della sala. Entro al cinema e mi ritrovo bagnatissima, eccitata, in mezzo a questa marmaglia di passeri e frementi e sento montare nel mio cuore quella bellissima sensazione di pienezza e di bisogno di cazzo extra large, grande, che la faccia della Terra abbia mai visto in tutta la sua storia. Madonna, lei da voglia. Devo solo dire alle signore che mezz'ora prima dell'inizio del film erano già in fila fuori dalla sala chiusa. Questa mandria di essere frementi ed eccitate. Anche solo per aver preso in mano il cazzo e tutte orgogliose in fila che ancora spera di poter comprare il biglietto per incontrare l'episodio di Christian. Soli 3,50 euro. Cioè, voglio dire, noi abbiamo prenotato una casa come 2 mesi fa e una volta l'uscita dei biglietti la sala era praticamente piena. Come per me, cosa comincia il film? Mi sono seduta, cazzo, è di poco bagnatissima. Guardi, rischio di sgrillettamento, il cielo nuvoloso e grigio, la città grigia. Qualche scena di sesso, Mr. Grey, nuvoloso e grigio. Cristian, cazzo, è alto, gnocco, muscoloso, gnocco, ricco, gnocco, e soprattutto lui sa cosa ti piace. Porco schifoso, e oh mio Dio, quanto lungo. Come Obama, il più straordinario film che la faccia della Terra abbia mai visto. È solo l'inizio, poi arriva l'azione, non ancora. Il che è un male per me. Perché io sono qui per il sesso, cioè. Inizia l'intervista più patetica della storia con lei che ci mette i secoli a preparare le giure, perché fondamentalmente è un idiota. So che l'obiettivo dell'autrice è farcela porca, perché io sono qui per di poco bagnatissima, ma a me pare solo troia. Il suo compito è leggere una serie di domande intelligenti quali: lei è molto giovane, a cosa deve il suo successo? Attività fisiche. È una cosa che la appassiona, nutrire i negri poveri dell'Africa. Sai, sono passioni. E poi ci sono 300 donne arrapate che potrebbero strapparsi le mutande e lanciartele contro lo schermo. E lui vorrebbe avere delle domande vere. Ma quindi lei si aspetta una domanda vera? Lei è gay? Eh sì, io non so come funzioni, ma non è gay. Si siede vicino a lei e a questo punto arriva la sua assistente per ricordargli che aveva qualche scena di sesso. La intervista finisce. E Anna va verso l'ascensore. Christian, furbamente, è gay. Mr. Grey. La pesca, quei pomodori OGM. Esercito il controllo su ogni cosa. Complimenti per la scelta di parole.